Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Lamberto Bertolè, assessore al welfare e alla salute, che ci parlerà del nuovo sistema per un'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo approvato dal Comune di Milano, che ha lo scopo di strutturarli e renderli una risorsa e non un problema da risolvere. Con una delibera l'amministrazione ha posto le linee guida per una coprogettazione con il terzo settore, stanziando le risorse per l'integrazione dei beneficiari. Buongiorno, allora perché avete deciso di fare questo nuovo sistema? Innanzitutto buongiorno a tutte e tutti voi e grazie per questa opportunità di confronto e racconto anche sul nostro, del nostro lavoro. Ma innanzitutto perché noi pensiamo che il tema dell'immigrazione, in particolare nella sua accezione legata alle persone che richiedono asilo e protezione e insieme ai minori stranieri non accompagnati, sia un problema strutturale che va affrontato con interventi, politiche, progetti e servizi sempre più integrati e sempre più strutturati e meno emergenziali. E quindi abbiamo scelto di utilizzare le risorse che abbiamo, sia quelle nostre che quelle che riceviamo dallo Stato per rispondere a questi bisogni, abbiamo cercato di utilizzare queste risorse per costruire un sistema integrato con il terzo settore in grado di dare una risposta complessiva al problema. Per farlo abbiamo fatto un percorso di coprogrammazione, cioè un percorso di confronto con alcune decine, 60 in particolare, realtà del terzo settore impegnate da tempo su questi temi. Insieme abbiamo condiviso una lettura dei bisogni, anche una definizione delle priorità di intervento e delle strategie più efficaci. Fatta questo passaggio, siamo passati a una coprogettazione, cioè alla costruzione vera e propria della rete dei servizi che appunto faremo con queste risorse che stiamo impiegando e che su cui stiamo lavorando proprio in queste settimane. Quindi dopo l'estate avremo in qualche modo l'architettura complessiva del nuovo sistema. L'idea di fondo è che dobbiamo integrare le competenze, le esperienze, gli sforzi e anche le risorse tra pubblica amministrazione e terzo settore. E perché avete deciso di fare questa collaborazione con il terzo settore? Il terzo settore è sempre stato un partner fondamentale della nostra azione. Noi però vogliamo superare una logica per cui il terzo settore è semplicemente un fornitore di un servizio, vogliamo che sia invece un nostro alleato a fianco a noi per costruire insieme le risposte, perché il terzo settore è portatore anche di grandissime competenze ed esperienze. E qual è l'obiettivo di questa coprogettazione? L'obiettivo è favorire percorsi di inclusione più efficaci possibili. Le persone che arrivano nel nostro paese chiedendo protezione, chiedendo asilo, hanno diritto non solo a essere tutelati e protetti, ma anche a avviarsi verso un percorso di piena integrazione. E quindi bisogna fare le cose, ma farle anche bene. Quindi attualmente ci sono molte lacune da questo punto di vista dell'accoglienza? Le lacune derivano non tanto da quello che facciamo noi, ma dal fatto che il sistema complessivo in Italia sui temi dell'immigrazione è molto lacunoso e frammentato. Ad oggi abbiamo una legge quadro, la Bossi-Fini, che è una legge totalmente inadeguata che va superata e c'è una mancanza di programmazione e di organizzazione nazionale sui temi dell'immigrazione e per cui sugli enti locali ricadono molte responsabilità. Per fare un esempio molto concreto, noi ci occupiamo del cosiddetto SAI, cioè la parte legata all'integrazione, al reinserimento. Ma la fase di primissima accoglienza, di emergenza o di primissima accoglienza è appannaggio del governo, delle sue articolazioni territoriali. Ecco, lì abbiamo una mancanza di posti di accoglienza che fa sì che il sistema si ingolfi, che non riesca a sbloccare alcuni percorsi che partono troppo tardi. Quindi noi quello che vogliamo fare, che vogliamo chiedere, è che ci sia un ridisegno complessivo delle norme sull'immigrazione che consente ai comuni di operare in un quadro più razionale, più certo, più definito e fuori da una logica emergenziale. Ormai l'immigrazione non può più essere affrontata in una logica emergenziale. E quali sono gli obiettivi di questa coprogettazione? Cosa avete progettato al momento? Accoglienza diffusa, quindi non a grandi centri, ma accoglienza diffusa, una forte integrazione con i servizi per inserimento lavorativo, il tema dell'apprendimento della lingua e ovviamente il coinvolgimento delle realtà competenti sul territorio per affiancare i nostri servizi, i nostri progetti.
Crediamo anche che le persone abbiano bisogno di un orientamento rispetto ai tanti servizi che ci sono e che debbano essere accompagnati verso la rete universalistica dei servizi. E il finanziamento stanziato dal comune è sufficiente per questa progettazione, per questo nuovo sistema? Noi riceviamo dallo Stato una parte importante di risorse, una parte la mettiamo noi. Quello che mancano più che le risorse sono i posti, i luoghi di accoglienza, perché il terzo settore in questa fase fa fatica, anche noi facciamo fatica del resto, a trovare nuovi luoghi e operatori per favorire l'accoglienza. Questo perché viviamo una fortissima concentrazione sul nostro territorio, meno da altre parti. Noi abbiamo un numero di minori stranieri non accompagnati che supera i 1300 e quindi abbiamo un sistema di accoglienza saturo. Quindi più che un tema di risorse economico, è un tema di risorse umane, di persone, di operatori e di luoghi fisici per l'accoglienza. Ed è il motivo per cui dobbiamo lavorare verso una redistribuzione territoriale. Quindi con questo progetto si ha anche lo scopo di trovare nuove risorse umane, giusto? Beh, questo progetto no. Questo progetto ovviamente attiva le risorse sul territorio, ma la difficoltà deriva dal fatto che ci viene chiesto troppo rispetto a quello che il nostro territorio può fare, quindi noi cerchiamo di fare al meglio possibile, ma il nostro sistema ha dei limiti proprio strutturali, quindi abbiamo bisogno che il governo nazionale gestisca la questione in maniera più razionale. Quindi quale potrebbe essere una soluzione? Sul tema dei minori stranieri non accompagnati servono degli hub regionali, ad esempio. La norma li prevede, eppure non ci sono, e quindi viene tutto scaricato sui comuni. Invece abbiamo bisogno di luoghi nazionali a livello regionale, quindi gestiti dal governo delle varie regioni, che facciano da primo filtro, da punto d'accesso al sistema dei servizi, e che poi si venga indirizzati verso le varie province con equilibrio in base alle disponibilità dei posti, alle risorse che ci sono. Noi oggi invece, non avendo questo sistema, accogliamo tantissime persone. Il sistema è saturo, dobbiamo accompagnare noi a Genova, Pordenone, Udine, non è sostenibile. Abbiamo toccato molti temi in questa intervista, vuole aggiungere qualcos'altro? No, mi sembra che il tema complessivo è fare bene le cose a livello territoriale, ma non dimenticare che dobbiamo anche fare in modo che le norme siano razionali e che non complichino il lavoro di chi è in prima linea per rispondere ai bisogni. Va bene, allora io la ringrazio molto per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi, grazie. Grazie.